ci sarà sicuramente un giocatore in campo che non penso possa fare i 90 minuti, ma perché è arrivato da poco ed è Grillo, e quindi sicuramente spero che magari sarà un cambio proprio perché dovremo dargli del minutaggio. Quindi è chiaro, Federico sta lavorando bene, per me in questo momento è l'alternativa, non perché sia l'alternativa perché gioca uno o l'altro, ma perché nel ruolo sì, come punta centrale è il ruolo che secondo me in questo momento lui riesce a esprimere meglio. Può adattarsi anche sull'esterno, però quel ruolo lì ha le attitudini e le qualità per farlo. Vediamo, Bjarnason non ha avuto, ieri aveva avuto una piccolissima risentimento al flessore, ma una cosa leggera, oggi valutiamo, ci sono ancora due allenamenti. Allora, Lazzari è un giocatore che secondo me potrà darci una grandissima mano, perché ha le qualità e le caratteristiche per fare l'interno di centrocampo. È chiaro che è un giocatore che la sua gran parte delle gare le ha giocate attaccante esterno, a 4 quasi sempre o a 3. Quella è una soluzione che lui può fare per caratteristiche, c'è da lavorare. Ecco perché diventa fondamentale avere comunque perlomeno due dei tre giocatori che abbiano una presenza, una tenuta, cioè caratteristiche diverse. Si sta parlando di caratteristiche, non di qualità tecniche, di caratteristiche. Da Silva assolutamente, perché il giocatore è ritornato con noi questa settimana, però ha ancora difficoltà, insomma occorrerà un po' di tempo. Ma lì sicuramente sarà disponibile, e quindi lo porterò io sicuramente in panchina, perché la sua era una periostite, è un infortunio completamente diverso, giocatore che va ricondizionato un pochettino, però sta bene. Quindi uno spezzone di partita è assolutamente in grado di farlo. Del Fabbro, un giovane interessante, lo sapete, ha esordito in Serie A giovanissimo, è tuttora giovane, è un ragazzo che deve lavorare e dovrà e sicuramente potrà darci una mano.